questo panorama sulla panoramica sulla veramente sull'Italia, sulla politica estera italiana e sul nostro paese. Il ministro è così cortese da prendere alcune domande. Allora, forse ne prendiamo alcune e poi risponde? Benissimo. Allora, una là. Sì. Sì, posso parlare dal posto? Sì. Sono Massimo Tommasoli e rappresento un organismo qui presso le Nazioni Unite che si occupa di democrazia e assistenza elettorale. Volevo fare una domanda su questo anno così particolare che è il 2015, un anno di revisione dell'agenda sullo sviluppo sostenibile e anche un anno di revisione del ruolo delle Nazioni Unite nel mantenimento della pace, nel consolidamento della pace. E un aspetto che mi colpisce guardando retrospettivamente, ad esempio alla dichiarazione del millennio del 2000, è che nel 2000 c'era molta più disponibilità a parlare di democrazia, diritti umani come obiettivi fondanti dell'accordo intergovernativo per la visione del futuro. Invece quest'anno, nell'ambito di queste conversazioni a livello di politiche, il tema non dico della democrazia, ma anche solo quello dell'accountability, della responsabilità dei governi nei confronti dei propri cittadini, sembra essere un tema divisivo e molti paesi non ne vogliono sentire parlare. Eppure l'Europa rappresenta un modello in questo senso, che forse proprio perché è in crisi non riesce a essere più trainante come poteva esserlo nel 2000. Quindi le vorrei chiedere come vede lei la possibilità dell'Italia e dell'Europa di rimettere queste tematiche al centro dell'agenda dello sviluppo per i prossimi 15 anni. Sì. Ministro, io sono Stefano Vaccara, sono il direttore della Voce di New York e questo è legato forse a questo argomento, ma oggi c'è stata un'enciclica importante di Papa Francesco e io sono riuscito a leggerla anche se sono 200 pagine, quindi ovviamente l'ho dovuta leggere abbastanza di fretta, però ho capito, sì, abbiamo già pubblicato anche un commento, non nostro ma di un nostro esperto che ce l'ha mandato da Roma. Però io ho capito, quello che ho capito da questa enciclica, che tutti chiamano l'enciclica ambientalista dello sviluppo sostenibile, ma che in realtà è anche un puntare il dito, abbastanza con convinzione, all'economia che in questo momento, l'economia mondiale, diciamo quella, l'economia che ci governa, quella di cui lei parlava poco fa, lei ha detto per esempio l'Italia mostra segni di recupero, e ha parlato proprio del consumo degli italiani, ha parlato di automobili, di quante automobili si vendono in Italia. Questo si può estendere ovviamente su tutti anche gli altri, ma sembra che Papa Francesco proprio oggi ha pubblicato un documento che dice che invece in questo modo il mondo andrà a peggiorare, cioè se il mondo non cambia il modo di consumare, questo è quello che avverrà. Ecco, allora la mia domanda è questa. Prima di tutto, secondo lei, la parola di un Papa, anzi di questo Papa in particolare, quanto conta nella geopolitica internazionale in questo momento? E lei domani avrà un incontro con Ban Ki-moon e Ban Ki-moon ha rilasciato una dichiarazione, sempre oggi, di applauso verso questa enciclica. Vogliamo rispondere a queste domande? As you like. Sì, poi vediamo se c'è. Resto seduto? Sì. Sì, la domanda di Tommasoli è assolutamente attuale e la risposta potrebbe essere anche molto lunga. Detta molto in breve, questo è un anno cruciale per la ridefinizione di tante strategie per la comunità internazionale. Come sapete, a settembre ci sarà la ridefinizione degli obiettivi, quelli dopo il 2015, l'agenda dello sviluppo mondiale. Tra 20 giorni in Africa, a Addis Abeba, ci sarà la conferenza sul finanziamento allo sviluppo dei paesi in via di sviluppo, un altro banco di prova rilevante. E a dicembre ci sarà la conferenza a Parigi sui cambiamenti climatici.
sono tutti e tre appuntamenti, soprattutto il secondo e il terzo, perché il primo è più un appuntamento programmatico, se volete. Sono tutti e tre appuntamenti in cui successo non è garantito a priori, perché saranno presi impegni rilevanti, sufficienti da Addis Abeba, si raggiungerà questa intesa per non andare oltre i 2 gradi di aumenti di temperatura, che richiede investimenti economici enormi nella conferenza di Parigi, sfide che credo faranno nel 2015 un anno che verrà ricordato come un anno che fissa grandi obiettivi, che ottiene o non ottiene grandi traguardi per l'evoluzione globale. In questa partita l'Italia farà la sua parte, l'ha già fatta sul clima insieme all'Unione Europea, uno dei pochi tra i grandi attori mondiali ad aver già manifestato i propri impegni per la riduzione dei gas di serra che producono il riscaldamento globale. Lo farà l'Italia nelle prossime settimane, anche con finalmente un incremento significativo, anche se graduale, dei fondi destinati allo sviluppo, alla cooperazione allo sviluppo, di cui noi purtroppo non siamo stati certo avanguardie, in particolare negli ultimi anni, e il Presidente del Consiglio, il Ministro dell'Economia e il sottoscritto sono assolutamente convinti che questo nostro essere tra gli ultimi nel G7 da questo punto di vista va superato. Io penso che ci siano le condizioni per ottenere dei risultati in questo anno così cruciale, ma ha ragione Tomassoli quando dice: dentro questo panorama, dentro questo scenario, dentro questi risultati, che fine ha fatto il tema della democrazia, dei diritti umani, dell'accountability? Siamo ormai nel regno del double standard o della realpolitik, ognuno la chiami come vuole, e dobbiamo quindi farcene una ragione, no? Smettiamola di parlare di campagne per la moratoria della pena di morte, per l'abolizione della pena di morte, smettiamola di porre questi problemi perché l'aria tira da un'altra parte. Ma io risponderei così: senz'altro, e non possiamo fare finta di non vedere questo problema, il nuovo disordine mondiale, perché certamente l'ordine a cui siamo stati abituati, sia l'ordine della guerra fredda, tra virgolette ordine, e sia quello successivo, quello in cui sembrava esserci l'illusione di un mondo piatto e con una singola onnipotenza da parte degli Stati Uniti, il venir meno di questi assetti sta producendo soprattutto in alcune aree del mondo, e noi siamo in mezzo a una di queste aree del mondo, cioè il Mediterraneo, una crescente instabilità. E in questa dinamica di una crescente instabilità non c'è dubbio che i governi, ma anche l'opinione pubblica, tendano a cercare innanzitutto risposte nel fattore stabilità, anche sacrificando o rischiando di sacrificare sull'altare della stabilità alcuni valori fondamentali della nostra storia e della nostra civiltà. Quello che noi come italiani dobbiamo dire, dobbiamo sapere, che con tutta la considerazione al realismo dei rapporti politici, che è sempre stato ovvio nella politica estera, la rinuncia ai principi fondamentali non è una merce che produce buoni frutti. Non lo è anche nei momenti in cui tutto sembra andare in un'altra direzione. Voglio fare un solo esempio, ma pensate a cos'è stata 3 o 4 anni fa la grande illusione delle cosiddette
primavera, no? Un momento nel quale sembrava, pensate al discorso del presidente Obama all'Università del Cairo, al discorso di Hillary Clinton al Museum, mi pare che si chiami a Washington, sulla potenza liberatrice di internet collegata con le primavere arabe, o a cose che abbiamo detto nel nostro piccolo, noi politici europei o italiani. Ma il fatto che quella grande speranza sia stata poi in molte parti contraddetta, abbia addirittura prodotto quella grande speranza, grandi confusione, grande instabilità in alcuni paesi, quindi una domanda di nuova stabilità, significa che noi dobbiamo rinunciare alla democrazia, alla libertà, o significa che dobbiamo fare i conti con anche i colpi che vengono subiti, ma continuare a tenere accesa quella speranza? Io penso alla seconda. E questo vuol dire, per esempio, in quell'area del mondo avere a cuore la Tunisia, per fare un esempio banale, cioè un paese che è riuscito ad andare avanti, a costruire, quando ci sono andato due o tre giorni dopo l'attentato al Museo del Bardo, ho visto il livello di apertura, di collaborazione tra forze politiche completamente diverse, di speranza che è rimasta lì. Quindi l'ho fatta troppo lunga, in sintesi rispondo, il tema sollevato è assolutamente molto serio, cioè noi corriamo il rischio di fronte a un mondo che ha enormi problemi di sviluppo economici e che anche ottiene strepitosi risultati sul piano della crescita, pensate a molti paesi africani e anche al raggiungimento di molti degli obiettivi dei cosiddetti Millennium Goal, rischiamo di perdere di vista la centralità anche delle battaglie per la libertà, per i diritti umani, per la democrazia. Però il sale dell'Europa, nostra esperienza, dovrebbe essere qui e dovrebbero ricordarcelo innanzitutto a casa nostra, oltre a fare lezioni agli altri, perché quando vedo che si alzano dei muri contro i migranti dentro l'Unione Europea, un po' mi spavento sul fatto che noi poi restiamo in condizione di dare lezioni ad altri. Per quanto riguarda l'enciclica di Papa Francesco, io non credo che si debba dire, se parla di ambiente o di economia, o di è profondamente anche, credo, un testo, dalle anticipazioni che ho letto, tra virgolette ambientalista, nel senso che si basa molto sulla sottolineatura della necessità di un atteggiamento di sobrietà nei confronti delle risorse del pianeta. E naturalmente la sollecitazione a un atteggiamento di sobrietà è una sollecitazione che va contro l'economia degli sprechi, di cui anche l'accumulo di rifiuti spesso è un simbolo. Vuol dire questo che noi siamo contraria alla ripresa dei consumi? Assolutamente no. La ripresa dei consumi è una chiave indispensabile se vogliamo anche una ripresa del lavoro, e tante volte proprio Papa Francesco ci ha ricordato come il lavoro, la dignità del lavoro sia una base ineliminabile della nostra società. Dobbiamo tutti lavorare. E penso che questa tendenza nelle